Sembra incredibile, lo so, ma ci risiamo. Finalmente do vita. Ha una nuova sfida impossibile. Ragazzi, benvenuti, sono Francio50, oggi sono qua per risfidare le sorti della mia vita. Oggi io voglio fare massa, ok? Questo video sarà prendere tanti di quei chili che non avete idea. Voglio ingrassare come un maiale, perché ho fatto la sfida impossibile del dimagrire, del fare la definizione. E io da oggi voglio fare, oggi è il 24 ottobre, questo video durerà un casino. Veramente ci metterò un casino, 5-6 mesi. Quindi voglio almeno arrivare, allora se sono 61 voglio almeno riuscire a prendere, guardate, il minimo che voglio riuscire a prendere sono 5 kg, quindi da 61 a 66 kg. Direi di dar vita a questa sfida impossibile. Credo che inizierò con una dietina leggera. Con un po' di ricettine, un po' di cosine così, però iniziamo con una dietina leggera. Molto, molto leggera. Dietina leggera. Credo che la mia dietina leggera sia già leggermente andata a puttana. Guardate un po' cosa abbiamo qua. Strong Mass! Me l'ha regalato Simone. Ringraziamo Simone per aver speso 50 euro, cioè 23 ingredienti dentro. Guardate quanta roba c'ha. Guarda quanti! Dovrebbe darti una carica, o da quello che ho letto nella recensione danno una carica incredibile. Sa di Nesquik. Sono passati un po' di giorni, comunque più o meno una settimana, no? Da quando ho iniziato questa, diciamo, non la sfida iniziale, ma provare a mangiare. Niente, vabbè, un cazzo, non ce l'ho fatta. Mi è arrivato un altro pacco. Sai da chi? Da Simone. Buonasera ragazzi, oggi ci andiamo ad allenare. Salutami YouTube. Vai Mara, spingi quel peso. Bel rifornimento di proteine. Sapete cosa sto notando? Che stanno aumentando i chili. Cioè, perché con la dieta, l'allenamento eccetera, sto diventando più forte generalmente con questo periodo di massa. Quindi non è niente male. Buongiorno ragazzi. Ma che cazzo dici? No, raga, non è possibile. 40!
Hey, ciao ragazzi, oggi è il primo allenamento dell'anno, oggi è 2 gennaio. Guarda anche qua! Fa schifo! Still 82 kg. Hai capito? 66. Questo ultimo periodo è stato una merda, ok? Mio padre ha avuto il Covid, che non ho potuto neanche pesarmi, non ho fatto diete, non ho continuato la dieta della massa. Adesso giuro sul Cristo, anche se cadesse in terra ora, uso l'app che mi conta tutte le calorie. C'è qualcosa che non quadra qua. Iniziamo a pesarci il primo elemento. Colomba. Oggi è lunedì marzo, poi dopo andiamo ad allenarci. Quindi, mi sembra ovvio. Ho deciso che me ne farò uno shaker al giorno. Era dall'altro lato. Dobbiamo comprare 3 articoli e uno per la sfida impossibile della massa. Non mi interessa. Va bene. È arrivata la bilancia. Porca puttana, 69 kg. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine della sfida. Oggi è il 20 marzo, sono felicissimo. E vi dirò una roba, quest'oggi ho finito la sfida impossibile. Ci siamo imposti un obiettivo all'inizio della sfida e l'abbiamo raggiunto. Ci eravamo imposti di arrivare a 67 kg e non so in quanto tempo, però ci siamo arrivati. Non solo, siamo arrivati il 20 marzo, quindi l'ultimo giorno della sfida, a 70 kg. Pensare che questi 70 kg sono praticamente solo di massa, ho preso anche un pochino di grasso, un pochino, sull'addome, sulla pancia ci può stare, però principalmente di muscolo, ne dimostrano le braccia. Vai. Le braccia sono aumentate di un casino. Ok, è 41. Cioè, eravamo partiti che avevamo le braccia di 39, mi sembra. 38 e mezzo. E siamo finiti con 41 di braccia, cioè vi rendete conto? La cosa più bella di questa sfida è che io nemmeno pensavo di arrivarci a 67 e abbiamo fatto 3 kg in più. Abbiamo un po' sofferto perché comunque ho provato a prendere le proteine, i mass gainer, tutte quelle le poltiglie che ci potevano aiutare, ma non ce la facevo. Cioè era più forte di me la schifezza che mi dava quei gusti piuttosto che la determinazione del prenderli e del berli. Dico che questo video è concluso, ma la vera sfida, sai qual è la vera sfida adesso? Non sarà arrivare a 71 kg, ma sarà tornare a 62, come eravamo quest'estate. Buona fortuna. Settantatré chili. Ti vede il bicep uomo? Ah, visto che è piccolo ce ne può. Silenzio un secondo. 42 e mezzo.